Il recente boom economico della Thailandia non ha coinvolto tutti. Chi vive ai margini raccoglie le briciole di questo sviluppo. Lo raccontano i missionari che vivono nel paese asiatico, una nazione dove i cattolici rappresentano meno dell'1% della popolazione. Nonostante ciò, i poveri delle baraccopoli confidano nella visita del Papa, sperano che possa dar loro voce per farsi sentire dal mondo. Anche i buddisti condividono la gioia dei cattolici per l'arrivo di Francesco. In fondo, la Chiesa è in prima linea in molti campi, dalla sanità all'istruzione. Che è il primo referente, la prima agenzia di istruzione per il paese. Chiaramente il nostro compito come missionario è quello di aprire le porte anche ai più poveri, cioè nel senso che per esempio qui nella Baraccopoli c'è una scuola cattolica molto buona, in cui le suore delle congregazioni locali di Bangkok che portano avanti questa scuola. E poi comunque in qualche modo l'elite si forma in queste scuole cattoliche, no? Si dice anche che molti dei re hanno studiato nelle scuole cattoliche. Il 23 novembre Francesco partirà alla volta del Giappone. La domenica, nell'Atomic Bomb Hypocenter Park di Nagasaki, pronuncerà anche un messaggio sulle armi nucleari, un momento atteso ed apprezzato dai giapponesi. Il paese infatti corre il rischio di una reinterpretazione dell'articolo 9 della Costituzione, la quale dice che il popolo giapponese rinuncia per sempre alla guerra, quale diritto sovrano della nazione, e quindi rinuncia unilateralmente, diciamo, a possedere anche strumenti nucleari, armi nucleari. Il Giappone sta tentando di reinterpretare questo fatto perché vuole ridiventare in qualche maniera un'identità militare, politica abbastanza forte. Secondo me quello che dirà il Papa sulla pace, sul disarmo, avrà qualche risonanza anche qui, molto importante, perché la maggior parte della popolazione giapponese non vuole quella tentazione che hanno avuto durante la Seconda Guerra Mondiale, per cui il Papa darà loro forza, quindi non soltanto ai cristiani, ma anche a coloro che stanno facendo questo braccio di ferro affinché l'articolo 9 non venga modificato.